Ciao, ciao, buongiorno, ben ritrovati. Stamattina un po' prima del solito, perché tra un po' arriva il muratore, bla bla bla. Bisogna agire mentre gli altri dormono. Questa è una frase che non è mia, devo dire la verità, ma parlando ieri con una consulente che mi ha chiesto se potevo fare ancora un'altra edizione del corso sui salotti finanziari digital prima dell'estate, perché dice sono d'accordo con te, ad agosto secondo me si farà della gran raccolta. Oh, brava, brava Carmela. Perché la frase mi è piaciuta molto, in effetti la sua risposta è stata: allora bisogna agire mentre gli altri dormono. Eh sì, ad agosto, complice il fatto che molti imprenditori non andranno via per le vacanze, ma staranno a casa. Molti si sono organizzati proprio perché oggi andare in vacanza, ombrelloni, prenotazioni, gli alberghi, molti alberghi sono chiusi. Pensate che, faccio una digressione. Ho programmato per fine settembre un corso in aula a Milano, no? Quello sul video strategy. Ho detto, vabbè, per fine settembre, no? Dovremmo essere già a posto. E la mia assistente ha chiamato gli alberghi di Milano, quelli dove normalmente facciamo i corsi, quindi intorno alla stazione, e gli hanno risposto che sono chiusi fino alla fine di agosto. Cioè, gli alberghi di Milano sono chiusi fino alla fine di agosto. Sapete cosa vuol dire? A parte un danno economico pazzesco. E quindi gli ha detto: sentiamoci ai primi di settembre, le dirò se si sarà possibile fare delle giornate in aula, quindi se quanto costeranno le sale e se sarà possibile, con quali termini poterlo fare. Quindi immaginate come siamo messi. Tornare a poter fare i salotti finanziari in presenza è un po' complicato, ma non credo che sia solo Milano, no? Perché con la mancanza di turisti, con la mancanza di movimento del business, gli alberghi hanno preferito rimanere chiusi fino a fine agosto. Quindi, come diceva la Carmela, bisogna agire mentre gli altri dormono, perché ad agosto, con molta probabilità, questi imprenditori, questi liberi professionisti che non stanno andando sulle spiagge, ma che si sono organizzati nelle loro ville o nelle loro seconde case, avranno del tempo a disposizione. Quindi, bisogna agire mentre gli altri dormono. Quindi quest'estate, ad agosto, secondo me si farà della gran raccolta, proprio perché hanno tempo, hanno paura alcuni del prelievo forzoso perché ne hanno parlato parecchio e poi a volte in alcuni casi hanno della liquidità, quindi sui conti, che hanno paura che venga aggredita in qualche modo. In più sentono continuamente dire la borsa tira, la borsa tira, la borsa tira. Quindi ho organizzato una nuova edizione del webinar sui salotti finanziari digital per il 27 di luglio. Io veramente volevo già essere in vacanza da settimana prossima, ma evidentemente that's impossible. Però per voi questo ed altro. Quindi ho organizzato 27 luglio un'edizione speciale, straordinaria, del salotti finanziari digital. Se volete, è l'ultima occasione, perché veramente poi non ne faccio più, cioè andate, come dire, i fatti vostri, poi mi metto in vacanza anch'io perché io ho lavorato sempre e naturalmente è anche un buon momento per iniziare il percorso di business coaching, perché a settembre bisognerà darci dentro pesantemente. Ad agosto si farà della gran raccolta e a settembre, ottobre, novembre bisogna fare di nuovo semina e raccolta con tutti i mezzi possibili, cioè quello che oggi c'è a disposizione. Più importante, più forte per poter fare nuovi clienti sono i social e i salotti finanziari digital. Quindi vi aspetto il 27, iscrivetevi perché è veramente l'ultima data possibile per prima delle vacanze, poi la prossima la farò a fine settembre, giusto per riprendermi, perché poi ho altri corsi che ho messo in pista per chi fa coaching, perché chi fa coaching ha un percorso molto completo e quindi ci sono tante
tanti appuntamenti, tanti corsi che hanno incluso e tante strategie, quindi devo seguire loro. A settembre la mia agenda è già piena perché ho fissato con tutti la ripresa e quindi adesso basta Covid, adesso un milanese imbruttito deve tornare a lavorare, anche se abita a Roma, a Napoli, a Genova, a Palermo, ok? Iscrivetevi.